Buon pomeriggio a tutte. Allora, vlog iniziato tardissimo. Io sto per farmi una tisana perché ho un freddo pazzesco e mi voglio finire queste qui, che sono delle cialdine che avevo comprato di tisana, che è molto molto buona. Quindi mi farò questa qui, bella calda, perché ho veramente super super freddo. E come state? Spero state bene. Qua si sta già per fare buio, in realtà fuori c'è ancora il sole, però in casa inizia a essere un po' buia la situazione. Alessandra sta facendo la nanna, ha fatto la poppata delle 4 più o meno, e adesso sono le 5. No, scusate, la poppata era delle 4 e mezza, perché sono le 5 e mezza e si è addormentata già da 20 minuti su di me e l'ho messa a dormire. Tisanina calda fatta, ho veramente il freddo nelle ossa oggi, non so se si saranno abbassate le temperature, perché altrimenti non me la spiego che in casa faccia così così tanto freddo. E sono veramente buone queste tisanine e poi sono comodissime da fare, sono velocissime con la macchinetta. E devo tra l'altro anche segnarmi, se trovo la penna dove l'ho lasciata, sparita la penna, perché praticamente sto utilizzando questa agendina qua che mi aveva regalato Ricky quando ero in dolce attesa, vedete, diario agenda della mia gravidanza con la signorina con il pancione. È molto molto carina, l'ho sfruttata poco in gravidanza in realtà, e quindi mi sto segnando bene tutto, la data, gli orari in cui fa il pasto, insomma se ha fatto pipì, cacca, sto segnando tutto. Ho segnato anche del moncone, quando si è staccato, insomma è un po' un'agenda ricordo del suoi primi mesi di vita, insomma l'ho trasformata. Il mio segnalibro è questa letterina che mi ha fatto Federico. E poi appunto all'inizio devo poi ancora attaccare tutte e quattro le ecografie, perché c'era lo spazietto per le ecografie. Questa qua è la primissima che mi hanno fatto, era proprio una fagiolina, ma forse neanche un pisellino. E questa qui non c'è scritto, forse non si vede di quanto ero, ma veramente pochissimo, penso di 7 settimane. Una cosa del genere, e voglio poi attaccarle tutte con relativa data, perché tanto le ho tutte di là, e quindi la voglio fare carina questa agendina e sfruttare appunto questo regalo che mi aveva fatto Riccardo. E carina, c'è anche l'elastichino. E niente, quindi adesso mi finisco questa tisana. Sto pensando a cosa posso raccontarvi per approfittare di questo momento tête à tête con voi durante un bel tè caldo delle 5, praticamente delle 6, sono le 6 e 10, oh, fa freddissimo. Mi sono fatta una doccia, ma non ho lavato i capelli, in realtà li devo lavare, si vede dalla frangia che dovrebbe stare tipo così e invece sta aperta, perché i capelli da sistemare, da lavare. Però mi piace veramente un sacco questo taglio che mi ha fatto la parrucchiera, ovviamente sotto mia indicazione, le ho portato proprio la fotografia del taglio che volevo, la frangia come andava tagliata, adesso sta così perché... Però anche il colore mi piace molto, il riflesso, e poi più avanti voglio andare a schiarire solo le punte, sempre su questi toni qua, quindi rimanere scura sopra per la ricrescita che è più comoda. E poi solo le punte, tipo un po' chatouche, però sui toni del violetto, fare delle schiariture, insomma. Quindi più avanti poi cambierò. In realtà la mia idea era, quando nasce Alessandra, visto che
mi è successo con Fede di aver fatto l'enorme cavolata. Quando è nato lui sono impazzita, cioè quando è nato il mio primo figlio mi sono fatta il piercing al labbro qua. E poi che adoro follemente, non mi ci vedo più senza, quindi non lo toglierò mai, penso, solo quando sarò vecchia decrepita. E poi avevo tagliato, ragazzi, avevo i capelli lunghi come li ho adesso, quindi più o meno fino qui. E avevo tagliato proprio un caschetto, quindi tipo proprio qua, impazzita totalmente. E avevo il terrore di fare le stesse cavolate, di fare le stesse cavolate anche con l'arrivo di Alessandra. Al che ho detto no. Non ci devo cascare perché amo, mi amo coi capelli lunghi, non li voglio tagliare, non li devo tagliare. Piuttosto, se voglio vedermi cambiata, diversa, a costo di andarmi a fare il riccio proprio stile afro, faccio quello, ma non devo tagliarli assolutamente. Poi vabbè, riccio afro, proprio riccio riccio piccolo, diventerei una leonessa perché ho tanti capelli e diventerebbe problematico, sono sincera. Però mi piacerebbe farmi riccia, vedermi un po' più pomposa, un po' più piena, insomma. Poi non ho tanto il coraggio. Voi che dite? Perché le opzioni sono per il mio compleanno: o mi schiarisco le punte, sempre sui toni del viola, quindi o faccio dei colpi più luminosi per l'arrivo della bella stagione, della primavera-estate, oppure mi faccio tipo il permanente, però il permanente rovina tanto i capelli, quindi non so, sono molto indecisa. Proprio un po' di permanente, nonostante io li abbia già boccolosi di mio, quindi in realtà è anche un po' sprecata. Però io li ho boccolosi, invece li vorrei proprio ricci, non ricci, ricci, riccio piccolo, 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 però li vorrei ricci, proprio vedermi diversa. Però boh, non ho il coraggio. Poi, sinceramente, ora che ho la frangetta, la frangia, il ciuffo, chiamatelo come volete, secondo me il riccio non sta neanche bene. Secondo me è bello vedersi i capelli lunghi e molto ricci, ma senza ciuffo, senza frangia. Quindi mi sa che opterò per la prima opzione, ovvero schiaritura per il mio compleanno. Il mio compleanno per le nuove iscritte è a fine aprile. Così, insomma, potete farmi gli auguri. Il 30 aprile è il mio compleanno, però non so neanche cosa faremo, sinceramente, anche perché quello di Riccardo è il 18. Vedremo, insomma, non sappiamo ancora. È veramente buona sta tisana, ragazze, devo andarla a ricomprare. L'ho trovata in un negozietto, quei negozietti che hanno le cialde per il caffè. Però non ricordo il nome perché aveva un sacchettino trasparente e solo l'etichetta sopra, quindi io quando l'ho scartato l'ho buttata. Quindi sarà anche difficile in negozio poi risalire a quella che ho comprato perché mi è durata veramente mesi. Io non faccio sempre le tisane dalla macchinetta, lo faccio proprio quando sono di corsa, soprattutto adesso che c'è la bimba, è comodo, no? Uno mette la cialda veloce e si fa in un attimo. Però tipo quando ero incinta, che spesso mi facevo una tisana, una camomilla, me la facevo io con il classico pentolino, oppure al massimo bollivo un po' d'acqua nella tazza nel microonde e mettevo la bustina. Però insomma è carino da avercela per quando si ha poco tempo. Va bene, è stato bello chiacchierare con voi. Vi devo far vedere delle cosine perché prima è arrivata a trovarmi Marta, sono stata troppo felice. E ha portato altre cose per Alessandra, per noi, e non me l'aspettavo proprio. Anche sua mamma mi ha fatto un regalo super utile. Adesso magari vi faccio vedere tutto. E poi c'ho sonno, ragazzi. Anche stanotte ho dormito tipo un paio di ore. Sonnissimo, sono proprio stanca. Conciliare, insomma, tutto non è facile, però. Piano piano si fa, dai. Ta-da! Eccoci qua. Allora, questi sono gli altri regalini che mi ha portato la mia amica. E poi qua ho una cosina speciale da farvi vedere, veramente molto carina, che magari può interessare anche a voi. Questa qui è una collaborazione. E inizio col farvi vedere cosa mi ha portato. Allora, la mia amica, da parte però della sua mamma, Teresa, che mando un bacione gigante e saluto col cuore perché non vedo l'ora di vedere anche sua mamma. E mi ha fatto un regalo utilissimo, ragazze. Mi ha regalato una scorta pazzesca di salviettine.
Ve ne faccio vedere un pacco, ma in realtà ce ne sono 1, 2, 3, 4 e più questo 5 pacchettini di salviettine Pampers Pharma. Sono ideali per le pelli più sensibili. Poi c'è un codice Pampers, magari proveremo a vedere se siamo fortunate. Con il 98% di acqua pura, pulizia profonda e delicata, ripristina all'istante il pH. Molto molto valido, molto molto carino questo regalo, super utile, infatti sono rimasta felicissima. E per un po' sono a posto, anche perché abbiamo anche preso un'offerta della Nivea alla Lidl, se ricordate, da poco, quindi per un po' a salviette sono proprio a posto. E poi la mia amica, non contenta, mi ha regalato questo orsacchiotto mustela con dentro il flacone di rende ancora più divertente il momento del bagnetto della tua principessa, e all'interno trovi detergente delicato da 500 ml, quindi è il detergente che sto già utilizzando, mi pare, il detergente delicato, se non erro, devo guardare se è lo stesso che sto utilizzando io per quando appunto avevo ancora il moncone, quindi non potevo farle il bagnetto e ho utilizzato spesso questo detergente, e quindi dovrebbe essere lo stesso ed è molto molto valido e ha un profumo buonissimo, quindi sono rimasta strafelice, ragazze. Poi è troppo carino questo orsacchiotto, e anche un giorno quando non lo utilizzerò più si toglie il flaconcino e rimane questo orsacchiotto molto carino da mettere magari in cameretta, insomma veramente molto molto dolce. E tra l'altro l'ho visto un sacco di volte all'universo bimbo, volevo sempre prenderlo e poi non l'ho mai preso, per fortuna, perché lei mi ha detto che l'ha preso da un sacco di tempo per quando sarebbe nata Alessandra, quindi insomma sono stata anche fortunata. E poi mi ha fatto un regalo super che non mi aspettavo assolutamente. Aspettate che con una mano, ok, io sto facendo danno. Allora, mi ha preso questo kit, si chiama Piccola Peste, dai un'impronta ai tuoi ricordi, e già il nome vi dice tutto. Io lo volevo tantissimo, questo lo volevo comprare, l'ho detto anche a Riccardo, e sono troppo felice che me l'abbia regalato lei, veramente. C'è tutto il set per fare l'argilla, per fare l'impronta in questo sacchettino di Pluriball, quindi c'è tutto il materiale. E poi, guardate che bella. Allora, questa è una delle foto che ci ha fatto quando era in dolce attesa. Aspettate, perché come sempre con una mano è un po' complicato. Lì ci sono tutte le istruzioni. E poi, adesso che mette a fuoco, vi faccio vedere che qui c'è la foto mia e di Ricky, che ci stiamo per dare un bacio con io col pancione. Poi qua la mia amica ha disegnato lei. La mia amica ha disegnato lei in questo altro quadratino, dove ci va poi una fotografia di Fede e Alessandra insieme, che ho già, dopo vi farò vedere anche quale sarà. E poi qua ci sarà l'impronta dei piedini di Alessandra. Cioè, ragazze, quanto è bello, è veramente troppo troppo spettacolare. Si può sia appendere che tenere come cornicetta, veramente un super super regalo. E poi appunto l'argilla rimarrà sotto, perché vedete spessa, quindi sembrerà tipo in 3D, veramente originale. Poi questa foto mi fa impazzire, e niente, quindi sono rimasta felicissima. Adesso sistemo tutto e vi faccio vedere anche cosa c'è in quel sacchettino rosso. Per quanto riguarda invece la collaborazione di cui vi parlavo, praticamente mi ha contattato un'azienda che ho trovato veramente molto pratica e comoda, e soprattutto utile in certi casi, perché si tratta dell'azienda My Case, che mi ha mandato appunto 3 cover, ho avuto la possibilità di personalizzarle e sono troppo fiera delle foto che ho scelto, non vedo l'ora di farvele vedere. Tra l'altro una delle 3 cover l'ho fatta fare per Riccardo, è una sorpresa, quindi dopo voglio fargli un bel bigliettino e fargli una sorpresa questa sera quando torna. Vi faccio vedere subito le cover, come le ho volute scegliere e personalizzare. Allora, parto da questa qui, che è sempre per me e per l'iPhone 6 nel mio caso. Hanno veramente una vastità di tipi di telefono, credo ci siano praticamente tutte, comunque andate a controllare.
ho fatto questa qui che era una fantasia che avevano già loro preimpostata, con scritto Follow Your Dreams, quindi segui i tuoi sogni. Diciamo che questa cover l'ho voluta fare un po' dedicata a YouTube, perché tutto sommato è anni che sono su YouTube e non ho mai mollato questa mia passione e insomma sono fiera di me, quindi insomma ho voluto dedicarla un po' al mio canale YouTube, a voi, all'avere tutte queste amiche virtuali, quindi segui i tuoi sogni, insomma non arrenderti mai, ed è questo qua, Follow Your Dreams, con le stelline, tutta in rosa, molto molto delicata. E poi copro solo lo sguardo perché sapete che l'altro mio figlio, sapete che l'altro mio figlio non posso mostrarlo, quindi insomma per evitare vi faccio vedere così. Allora qui c'è Federico che dà un bacino ad Alessandra. Mi piace da impazzire questa foto, l'ho modificata io sia nei colori, vedete che il contrasto l'ho un po' cambiato, l'ho fatta un po' antica, sapete quei filtri, no? Che si possono mettere sulle foto, e mi piace tantissimo. C'è Alessandra che guarda l'orizzonte praticamente, Federico che le dà un bacino prima di andare a scuola, quindi questa è la mia cover. E poi ho fatto fare questa qui per Riccardo con me, scusate, adesso metto il silenzioso. Ho fatto fare Alessandra ed io insieme, così insomma ci ha sempre con lui quando è al lavoro, quando non è con noi, insomma, l'ho trovato un pensiero carino per l'arrivo appunto della nostra stellina, la nostra piccolina, e quindi gli ho fatto questo bellissimo regalo. Quindi, visto che c'è una cosa che mi ha stupito tantissimo di queste cover, a parte la qualità, perché comunque le ho già aperte, le ho già guardate, però la cosa che mi ha stupito tantissimo è che io mi aspettavo di... solitamente quando i siti ti personalizzano le cover te le fanno in plastica dura. Infatti ero un po' titubante, ho detto vabbè, non avevo letto indicazioni particolari sul materiale della cover, sono rimasta felicissima perché sono di quelle gommose che se cade il telefono ve lo protegge comunque, quindi avete l'opportunità di personalizzare la vostra cover con una cover comunque che va a proteggere bene il vostro telefono, quindi insomma è sicuramente una cover di qualità e questo ve lo posso garantire. E poi soprattutto ci tengo a farvi vedere come si effettua l'ordine, che è veramente super super comodo. C'è un'applicazione che è questa qui, My Case, è appunto come il nome dell'azienda. Ci cliccate sopra, vedete così, si apre ovviamente il tutto e vedete, avete lo shop, crea la cover, che è dove sono andata io, quindi qui. Vi scegliete il modello del telefono, io in questo caso ho scritto iPhone 6. Poi ovviamente c'è iPhone 6 Plus, iPhone 6S, io ho messo iPhone 6 e iPhone 6S perché hanno la stessa misura. Vi faccio vedere un esempio. Vi scegliete vedete che sotto avevo già messo delle fotografie da provare, quale ci stava meglio. Quindi qui avete il vostro telefono, dovete semplicemente tenere premuto sulla foto che avete caricato, lasciate andare e poi ve la carica. Per modificarla dovete semplicemente fare così, rimpicciolire, scegliete voi proprio tutto come farvela, quindi è come se ve la faceste voi praticamente. Vedete, avete scelto il vostro riquadro, fate la V, potete anche mettere dei filtri e voilà, così vedete come sta sul vostro telefono. Quindi insomma non vi potete sbagliare, non rischiate di ricevere una cover che non vi piace perché vi fa proprio vedere il telefono, insomma, con la vostra foto applicata. Una volta che l'avete scelta, fate sulla V di OK, mi piace. Vi chiede di confermare tutto, quindi il modello del telefono, il materiale della cover, eccetera, aggiunge il carrello e poi effettuate il... potete anche fare il pagamento alla consegna volendo, quindi insomma,
È veramente un servizio ottimo, infatti voglio fare poi un regalino a mio papà che mi ha già chiesto di avere anche lui la cover con i due nipotini e quindi insomma ne ordinerò sicuramente un'altra, quindi ci tenevo appunto a parlarvi bene di queste cover perché mi sono piaciute veramente tanto, soprattutto il fatto che siano morbidose. E niente, quindi di questo vi ho parlato, vi ho fatto vedere i regalini. Adesso vado a dare un'occhiata alla mia principessa, vediamo un attimino se sta ancora dormendo. Ciao amore.